Benvenuti o ben ritrovati sul canale. Come forse avete visto, la revisione della moto è stata effettuata in modo soddisfacente, per cui ora posso procedere al cambio dell'olio della scatola del cambio e della coppia conica. Cambi e manutenzioni che avevo in modo scaramantico rimandato a dopo l'avvenuta revisione. Ecco ragazzi, vi ricordo per favore di mettere un bel like, magari perché no, preventivo, e forse anche di iscrivervi al canale. Per voi sono azioni molto semplici e gratuite, per me sono molto importanti perché aiutano la crescita del canale e quindi mi stimolano a produrre sempre nuovi contenuti. Ci vediamo dopo. Ecco, questi sono i prodotti che userò per fare il cambio dell'olio. Me ne mancava uno che mi sono fatto mandare da Amazon, è arrivato questa mattina, come avete visto. Ed è questo è un lubrificante sintetico al teflon che metto nell'olio per renderlo più scorrevole e per attutire un pochino quei piccoli rumori, quelle piccole imperfezioni che ci sono su una moto datata come questa. Vedete che sono due oli differenti, ma non sono differenti, in realtà sono lo stesso. Il problema è che io ho sempre usato questo olio qua della Motul, solo che il mio fornitore lo ha finito per cui mi ha dato questo della Gear, che è tra le cose migliore. Hanno le stesse caratteristiche, per cui vanno bene. Cosa farò? Userò uno nella scatola del cambio e uno nella scatola conica. Nella scatola del cambio ci va teoricamente 1 litro, per cui ci andrebbe teoricamente tutto questo. In realtà io metto circa 850 cc, perché altrimenti se c'è troppo olio dallo spiatto ne esce. Per cui anzi addirittura inizio con 800, poi semmai aggiungo un pochettino per fare il livello che vi mostro come faccio. Nella scatola conica ci va 0,160, per cui userò questo e in tutti e due metterò un pochino di questo per miscelarli. Allora, adesso incomincio ad andare a svuotare l'olio dalle due scatole. Ecco, questo sta uscendo. In realtà è bello quest'olio, potevo anche non cambiarlo. Sembra che sia riuscito a non fare particolari danni. Ok, è di più del previsto, ma miscegliamo bene il tutto. Allora, gente, il riempimento avviene tramite questo tappo e questo è lo spiato. Bisogna immettere olio qua fin quando non esce. Questo fa anche il livello. Ecco, cola, adesso siamo a posto. Questo è il livello. È uno dei lavori più sporchi, e poi sono uno sporco, per cui poi c'ho da lavare tutto qua. Mettere questo qua è difficile perché è in una posizione infame. Preparato anche l'olio per la scatola del cambio, ho fatto 700. Metto questo e poi verifico il livello.
misuro il livello con questa. Allora, è quasi sufficiente. Arriva qui, che sono 700. Ce ne metto altri 100 per sicurezza. Per cui, gente, ecco, questo è il mio cambio dell'olio, del cambio della scatola del cambio e della coppia conica. Come potete vedere, ho fatto un macello indescrivibile. È una mia caratteristica. Comunque le cose sono state fatte giuste. La scatola conica, la scatola della corona conica ha il livello giusto a sfioramento e la scatola del cambio è un pochettino sotto il livello di fabbrica e a mio avviso un pochettino sopra il livello che vorrei io. Però va bene, perché per ora va bene così, appunto spiatterò un po'. Allora, quest'ultima manutenzione è finita. Ora a me tocca di pulire tutto questo pasticcio enorme che ho fatto. Comunque, grazie di avermi seguito fino a qua. Il prossimo sarà un video in movimento, non so ancora quale, ma tra qualche giorno vi porto da qualche parte a vedere qualcosa. E grazie di avermi seguito fino a qua, grazie di mettere un bel like e ci vediamo alle prossime sul canale. Ciao ciao!